arrivati agli Batu Caves, tempio indiano più grande e famoso al di fuori dell'India. All'interno ci sono delle grotte carsiche, dentro è stato fatto un tempio induista. Ora ci aspettano, quanti gradini, Rosa? 2,76 più quelli interni. Ci apprestiamo a salire. Abbiamo iniziato la salita. Abbiamo fatto due rampe. C'è da farne un altro e basta. Manca appena dato una bananita. Le scimmie sono ovunque. Ovunque ti dice. Very good, very good. Sei lontano. Le Batu Caves sono proprio attaccate alla città. Infatti noi siamo in centro, in 10 minuti di Grab siamo arrivati. All'incirca si è speso 24 mir per una macchina da 6 persone, quindi sono quasi 5 euro, 4,50 euro. Scalini finiti, niente di particolarmente complicato. Siamo fermati, si è guardato le scimmie, si è fatto le foto, 5 minuti, siamo saliti. Adesso va a vedere le grotte con i templi dentro. Abbiamo visto il tempio all'interno delle Batu Caves, ora entriamo. Rigorosamente allora. Il tempio è dedicato al dio della guerra, Murugan. Stanno dando delle offerte. Ovviamente, come si è visto sulle scale, vengono con vestiti tipici, con i piedi colorati di rosso, campanelle alle caviglie, abito tradizionale. È bello, mi sono emozionata quando mi ha fatto la benedizione la signora, mi veniva da piangere. Quanti anni era che volevamo venire a Batu Caves? Un po'. Sarà 6 anni? Un po'. Senti, ma un po' di storia la facciamo di questo posto? No. Il loro nome deriva dal fiume Sungai Batu, che scorre oltre questa collina, che tra l'altro ha dato lo stesso nome anche ad un villaggio lì vicino. Il sito rappresenta uno dei più popolari santuari indù al di fuori dell'India ed è dedicato a Lord Murugan, ovvero il dio della guerra, che è la statua all'ingresso che è alta 42 metri, costruita dal cemento, barre d'acciaio e vernice d'oro importate dalla Thailandia. Si dice che il calcare delle grotte abbia circa 400 milioni di anni e l'intera area sia stata scoperta per caso nel 1860 da alcuni ragazzi cinesi. Solo in seguito, nel 1878, questo luogo divenne famoso. Nel 1890 venne promosso come luogo di culto grazie all'opera di Pilan, che è un commerciante indiano, che all'interno di... Seconda gradinata, andiamo a vedere altri due piccoli templi situati ancora più in alto. Le grotte un po' più piccole. I templi all'interno non sono bellissimi come altri templi che possiamo trovare in giro, però la loro particolarità è proprio che sono all'interno di queste grotte calcaree che sono magnifiche. Ci hanno messo il terzo occhio,
E ora siamo all'interno del tempio di Shiva. Proprio questo tempio è proprio un sentore mistico, no? Magico, mistico. È una farfalla. No, che strano. Farfalla. Guardi, A few moments later. Siamo a Petaling Street, che è dove sono tutti i negozietti, roba più che altro contraffatta. Andiamo a dare un'occhiata. Siamo arrivati sotto le Petronas Tower. Purtroppo piove. Siamo venuti a vedere lo spettacolo delle fontane che inizia a breve. Qua dietro di noi, attualmente questo è il riscaldamento. Poi vediamo se è degno, anche se dopo che si è visto lo spettacolo di Dubai, dubito che ogni spettacolo sia degno di quello, perché anche quello di Singapore sembrava la fontana in centro avventurina. Usate le Petronas, non si vede il ponte. Ora, se non pioveva magari si andava più in là a fare una bella ripresa. Ora, ecco, no, da qui si vede il ponte che collega le due torri. Si vede male, ma si vede. Eccolo là. Eccolo. Wow. Ok, per ora è tutto. Cercare una posizione migliore per godere. The next day. Oggi per fare un bel giro della città col fresco siamo montati sul Bulma. Tutte le tappe sono 27. Davanti a noi il grattacielo, il solo grattacielo più alto al mondo.
A few moments later. Siamo la KLM Tower. Saluto. Sulla KL Tower non si vede niente perché sta piovendo. Sta diluviando. Vado a vedere. Tutta la città è sparita in mezzo a temporale d'acqua. Ora l'obiettivo è cercare il hotel. Questo è il nostro hotel. Noi siamo all'incirca qua. The next day. Ultimo giorno. Siamo, diciamo, ultimo giorno perché partiamo stanotte, l'aereo alle 2, quindi andremo all'aeroporto verso le 10:30, 11:00, tra giornata ce la facciamo bene. Siamo tornati alle Petronas Tower, ci siamo stati di sera e ora siamo venuti di giorno. Vediamo un po'. Siamo nel parco davanti dove c'è il parco giochi, c'è una piscina con gli spruzzi, un po' di verde, ombra, è carino. È caldo, però un caldo tollerante, in italiano tollerabile. Ieri è piovuto quasi tutto il giorno e oggi è un po' umido, ma si sta comunque bene. Poi pensando che si deve tornare in Italia, che inizia la primavera, ma insomma col maglioncino bisogna sempre andarci in giro. E niente, ora vediamo se saliamo sulle Petronas, vediamo un po' se vale la pena. Vai, a dopo.